Ah, sto giro sbagliato. Sto giro non è da me, però sto giro sbagliato, fa schifo. Qui è lucido, lì è gofrato. Non è da me, però a volte capita. Devo fare questo puzzle qui. Questo qui è il tunnel di una Golf 5, Golf 6. Siamo messi così. Stavo controllando la plastica e per capire che tipo di plastica è, e dobbiamo guardare questo segno qui, le due freccette ABS e PC. Però poi mi sono reso conto che questo qui non è ABS. Io lo conosco, l'ho sentito, ho valutato e non è ABS. Poi ho girato e ho visto che soltanto il pezzo interno è in ABS, il pezzo esterno, tutto questo contorno qua è in PP, e l'ho trovato qua. Guarda, aspetta, PP, freccetta TD20, PP. Bene, iniziamo a riparare. Direi di mettere, di fare sto puzzle. Quindi mettiamo sti pezzettini qua, li mettiamo insieme e li attacchiamo con delle graffette. Quando si va a fare il puzzle, la cosa fondamentale è essere pari. Non attacchiamo un pezzo più a sinistra, uno più a destra, ecco, cerchiamo di attaccarli meglio possibile. Fatto questo, prendiamo lo svasatore e svasiamo la parte interna. Sì, non gliela fai mai a fare una riparazione del genere con la plastica bicomponente. La fai, questa qui è una plastica bicomponente della Madonna, veramente. È la migliore che ho provato in assoluto, sicuramente. Però quando poi vai a rimontarlo, quando vai un po' a tirarlo, a incastrarlo, spacca sempre. Quindi prendiamo la nostra saldatrice, saldatrice d'azoto MVM, bacchettina magica, che è la PP. Dov'è sta PP? Questa qui è PP. E ci facciamo la nostra saldatura interna. Sì, va benissimo, dentro non gli facciamo niente, tanto non si vede, è inutile andare a saldare, trovare il pari sulla parte dentro. Giriamo il tunnel. Caviamo via le graffette esterne. Quello che abbiamo fatto dentro facciamo anche fuori, quindi svasiamo. Bacchettina magica, pistola, saldatura esterna. Lo so, è una bella comodità. Fate le saldature esterne, direi di andare a trovare il pari con lo smeriglio. Livelliamo con la P150. Fatto anche questo, ora possiamo usare la colla bicomponente. Gli diamo un rasottino qui d'accompagnamento. Prossimo step, direi di carteggiare la plastica bicomponente con la P150 e P240. Sai che mi piace tanto come è venuto? Abbiamo finito con la 240, paglietta rossa antisilicone, e diamo una spagliettata a tutto il tunnel, alla parte destra del tunnel. Sai che siamo verso la fine? Direi di dargli una schizzata di plastic primer. È una mano molto leggera di fondo UV. Essichiamo la prima mano di fondo
sei di dare una carteggiata con la P400 sulla prima mano del fondo essiccata. All'inizio del video abbiamo detto che ho fatto cagare, in realtà non ho fatto cagare, il preparatore non fa mai cagare. Abbiamo la chiazza lucida e qui abbiamo la goffratura. Per fare la goffratura abbassiamo al minimo la pistola, la facciamo sputacchiare in questo modo qui, le vedi? E gli diamo una manina di sputacchio. Essicchiamo la manina di sputacchio. Sì, vi posso dar ragione, non siamo proprio uguali, ma che cos'è la goffratura? La goffratura è un alto rilievo irregolare. Questo qua è la goffratura. Noi però gli abbiamo fatto dei palini, giusto? Tagliamo la testa del palino e diventa una goffratura. Come si fa a tagliare la testa del palino? Carteggiando il sputacchio. Carteggiamo il palino. Basta non esagerare, dobbiamo soltanto mangiarci la punta. Va bene, ci piace. Per confondere l'occhio diamo gli ultimi due passaggi, testurizzato fine, manina leggera, essicchiamo, colore di finitura Inotec 5005. Questo era l'ultimo step, abbiamo finito. È una riparazione che se tu sai dov'è, è chiaro che noterai sempre un minimo di differenza, perché non sono un robot, non posso riprodurre esattamente la grandezza del palino, però diciamo che va bene, va benissimo. Meglio di così secondo me non si può. Già da qui non si nota più niente, ti avvicini con l'occhio perché tu vuoi magari rompere i coglioni qualcosina notti, però direi che va benissimo. È una buccia un po' più grossa, ma va bene, dai, a me piace come è venuto. Sì, diciamo che la Inotec e la MVM si sposano bene, non sono dei competitor, fanno un'ottima squadra, con loro due riesci a fare questi lavori qua che sono quasi impensabili di fare con un risultato del genere. A me piace, io sì, voi non lo so. Però con un po' di impegno e con gli attrezzi giusti, anche voi sicuramente sì.